E questa è la tradizione del 16 di agosto, Pugnana Lario, c'è la sagra di San Rocco e la sagra, soprattutto la sagra degli gnocchi che vengono fatti qua in maniera artigianale, ma soprattutto con una grande passione per tutto il giorno, fino a questa sera, come vedete, i volontari andranno avanti e continueranno a farne davvero tantissimi. Lei è la presidente della Proloco, intanto un minuto solo per un saluto agli amici, perché ciao, sagra di San Rocco. Ecco, perché vedo che qui è una macchina da guerra. Sì. Allora, quanti ne preparerete? Speriamo almeno più di 1500 porzioni. Quindi allora, diciamo a chi ci sta guardando che per mezzogiorno, ok, ma anche sta tutto il giorno. Da adesso in avanti si può mangiare gnocchi. Perfetto. Come si può mangiare? Come... Solo con il sugo, perché la tradizione di San Rocco è gnocchi con il sugo. Ok, perfetto, va bene. Allora vediamo. Grazie, Presidente. Davvero. Grazie, buongiorno. Eccoli qua, vediamole, sono tantissimi quelli che vengono sfornati in continuazione. Prego, vai pure. E poi, allora, Marusca, intanto buongiorno anche a te. E poi vengono cotti qua in questi pentoloni. I ragazzi poi con il cazzo in italiano. Ah, vieni qua che lo facciamo vedere, va, possiamo fare, aspetta, facciamo vedere che vengono sfornati proprio così, ecco, perfetto. Una volta che vengono a galla vengono comunque scolati per questa pentola, che poi verranno messi nelle teglie quelle grosse, condite con il sugo e poi sporzionati. Mi ha detto la Presidente solo sugo, perché la tradizione è questa qua. Ecco, ce ne sono veramente tantissimi, ma soprattutto... Adesso faccio vedere leggermente, c'è una coda già impressionante. Sì, venite che vi faccio vedere. Facciamo vedere. Questi sono i pentoloni dove preparano gli gnocchi, perché a Pugnana la tradizione del 16 di agosto è quella di San Rocco, ecco, con tantissime persone. La cassa e si mangia qua sotto, ovviamente. Prego, fammi... Poi. Ecco, queste sono le patate. Che vengono serate. E questi sono i volontari, quindi magari facciamoli vedere, perché poi... sono importanti anche loro, perché buongiorno ragazzi, buongiorno a voi e buongiorno. Vedi che siamo volontari, che se no ci chiamano tutti. Lo so, però come ti devo chiamare? Volontario? Siete volontari, voglio dire, e con grande passione. Ragazzi, tutto il giorno? Sì. Si va avanti tutto il giorno. Notte. Grazie davvero ragazzi, buon lavoro, perché molti ci stanno guardando, quindi fino a questa sera siete qui a preparare i gnocchi e questi sono gli scarti delle patate. Ne arriveranno tanti, credo, oggi, sicuramente. Perfetto. Va bene, dimmi Marusca, poi... Allora, come puoi vedere la coda... Ecco, questa è la coda di gente che è qui in fila per mangiare i gnocchi, perché ormai è una tradizione, qui c'è la chiesa anche. Ecco, vedete, questi sono tutti già fermi, questi signori qua in coda per mangiare i gnocchi, perché questa è una tradizione, e queste sono le postazioni dove poi la gente si ferma a mangiare. Ma non ci sono solo i gnocchi, giusto? No, ci sono anche le salamelle, la polenta con i formaggi. Ciao. Buongiorno, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. E beh, insomma, devo dire che la gente c'è, ce n'è tanta, ma siete abituati ormai. Ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao. Aspetta che ci spostiamo. Ok, perfetto. Questa è la chiesa di San Rocco, proprio la chiesa dove stamattina c'è stata anche la messa, perché è proprio i canestri. Esatto, e questo è proprio... Siamo venuti qui anche a fare dei video di buongiorno, vedete, alla chiesa di San Rocco. Bellissima, perché c'è un paesaggio... Dimmi. Ah. Da qua. Ah, c'è, è vero, sì. Da qua c'è il paesaggio. Ecco, questa è la chiesa aperta proprio per l'occasione, che ricorda ovviamente San Rocco. E qui questo è il paesaggio. Effettivamente, sicuramente sì. C'è anche questo bellissimo paesaggio, ovviamente. Molto molto bello. E quindi dicevi, poi oltre agli gnocchi abbiamo i misoltini, abbiamo le salamelle. Abbiamo le patatine fritte, ecco, la polenta. Guardate, no, voglio far vedere, scusami, ma Marusca, la gente che c'è in coda già da adesso, non è ancora mezzogiorno, però tantissima gente in coda per degustare i gnocchi, perché poi qua è una tradizione, insomma, che è sempre sentitissima. E poi qui c'è anche altro, come potete vedere, da mangiare. Ok, salamelle, misoltine, le polente, insomma, c'è un po' di tutto. Allora, quello che era importante... Prego. No, buongiorno. Buongiorno. Sì, va bene, buongiorno.
Fra poco arrivo, Luigi. Bene, perfetto. Ecco, la cosa importante è da dire, magari organizzatevi per i posti auto, perché in effetti qui posti auto non ce n'è. Ho visto prima, insomma. Ci sono alla fila, bisogna parcheggiare lungo la strada e fare un bel pezzettino a piedi. Questo è molto importante, a meno che con la moto è più facile. Con la moto raggiungere, sì, è decisamente più facile, perché qui, ragazzi, sennò effettivamente se siamo proprio in un posto splendido, ma con la macchina è un po' più complicato, diciamo così. Sì, è un pochino più complicato. Vedete, quindi, insomma, allora questa, prego, questa è ancora la coda, questo è il mega capannone che gli amici della Proloco di Pognana, perché organizza la Proloco, giusto? Sì, Proloco di Pognana. Tu, la presidente, tutti i volontari, le decine di volontari, sì, che abbiamo visto, prima, vanno detto un grazie a loro, perché se la sagra arriva ogni anno a portare così tante persone, il merito veramente di tutti. Un bacione anche alla nostra volontaria Giovanna, che adesso purtroppo è in ospedale, che ci sta guardando. Un bacione da tutti noi. Se ci guarda, gli facciamo un saluto, sì, ovviamente. E Luigi, trovi parcheggio lungo la strada. Lungo la strada, non è facilissimo, Luigi. Sì, ci sono comunque i ragazzi della Protezione Civile che vi fanno vedere. Ah, è vero, dove li ho visti, Ci sono i ragazzi della Protezione Civile, sì, che ti daranno sicuramente delle indicazioni. Va bene, ragazzi, noi ci salutiamo qua da Pognana. Direi che è tutto. Abbiamo visto questa bellissima tradizione. Vanno avanti fino a questa sera. Mi raccomando, l'anno prossimo col 50. Ah, questi siamo 49 quest'anno, quindi prossimo anno, vabbè, grande festa, allora sì, gnocchi doppi. Va bene, grazie davvero, è tutto da Pognana, direi che abbiamo visto questa bella tradizione del 16 di agosto fino a questa sera. Grazie Maruska, grazie alla Proloco che ci ha ovviamente invitato per venire qui a vedere e poi ovviamente anche a degustare i gnocchi della sagra di Pognana. Buongiorno a tutti, ricordatevi fino a questa sera, però muovetevi perché vedete c'è già coda, quindi muovetevi. Grazie a tutti.